viene definito compagnia di complesso perché sia io, sia Simone, sia Paola individualmente veniamo da esperienze di autori di propri spettacoli, autori, attori, quindi abbiamo diciamo, un'esperienza di partecipazione attiva all'interno degli spettacoli e della creazione. C'era un forte dubbio iniziale, che era cosa fare del materiale che veniva dalle case di riposo per artisti, ossia cosa resta, perché queste case di riposo ospitano tramite audizione, tramite curriculum, professionisti dello spettacolo meno fortunati economicamente. Noi ci siamo domandati, come affrontare questo materiale, proprio perché entravamo, come diceva prima David, senza registratori, penne e quaderni. Ci siamo resi conto di ciò che resta, e quello che resta è il lavoro, è una cultura del palcoscenico che per generazione ci è fortissimamente aliena. Allora ci siamo concentrati su questo e abbiamo chiesto agli ospiti di insegnarci il loro repertorio, i loro cavalli di battaglia. Perché quello ci sembrava un modo per confrontarci alla pari ed evitare soprattutto l'andare subito all'interno di una serie molto complessa di sentimenti, amarezze, rinunce che la fine di una carriera indiscutibilmente impone, perché è come chiedere a un bambino che ha giocato tutta la vita di smettere di giocare un giorno. Allora, il metodo che abbiamo utilizzato è stato abbastanza parsimonioso, nel senso ci siamo dati un tempo ricco, perché comunque il punto d'incontro è avvenuto 2 anni fa e il primo incontro nella casa di riposo è avvenuto nell'aprile del 2012. Quindi le prime prove proprio in uno spazio dove ci siamo trovati io e Simone per capire in che luogo far nascere questo. Cioè che forma dare allo spazio, inteso come forma proprio anche scenografica, è stato nel giugno del 2012. E quindi c'è stata una parte di scrittura avvenuta a luglio, in cui ci siamo trovati io e Simone in un Molino del Groppo, in questo spazio residenziale che si trova vicino a Voghera. E lì, un po' provando, un po' mo molto parlando, abbiamo cercato di capire quale poteva essere la struttura. Simone ha lavorato poi alla stesura del testo, per cui diciamo che la realizzazione del testo è opera di Simone, tenendo in mente poi tutti i discorsi fatti, gli incontri e le prove, insomma. Quindi c'è già stata una stesura fatta a settembre, e poi su quel testo lì abbiamo iniziato a lavorare, nel senso, vediamo quali risultati dà questo testo e a partire da quei risultati cambiamo, però sicuri di quello, nel senso, senza aspettare, come diceva Simone, che cada il prosciutto dal cielo, Quindi insomma. Chiaramente abbiamo lavorato sempre pensando di non andare troppo fuori tema, ecco, insomma, di rimanere comunque fedeli alla loro dignità e alle loro proposte, quindi senza stravolgerle, senza mancare di rispetto. Questo, diciamo, è stato un po' un recinto che poi ci ha permesso di avere una grande libertà all'interno, perché sapevamo che dovevamo rispettare le loro storie, e diciamo le loro offerte, perché da parte loro c'è stato un regalarci alcune cose, quindi. bisogna sempre avere fede in qualcosa e in qualcuno per trovare la forza di vivere. Sono mobile antico io. Li prezzo se volete. Alquanto sgangherato. Direbbero che non riscatto più. Ma lasciatemi stare dove sono. Quando ho bisogno di fare un po' di polenta, metto fuori i miei vecchi arnesi, qualche vociaccia che faccia da coro, da pentichino. E il buon pubblico si contenta. Mi contento anche io. La sola cosa che posso rimpiangere è non aver donato abbastanza. Perché l'azione ha un eco dell'infinito. Dall'infinito viene il virtù. Thank you.